Non sono tra i primi ex protagonisti di Uomini e Donne ad aver partecipato a importanti progetti lavorativi dopo l'esperienza nella trasmissione di Maria De Filippi, ma Marco Fantini e Beatrice Valli non si sono mai fermati dal giorno in cui sono diventati una coppia. Dopo aver posato insieme per un calendario senza veli, i due sono stati scelti da Marco Ligabue, fratello del più famoso Luciano, in qualità di protagonisti del videoclip del brano L'Equilibrista, pubblicato proprio oggi 20 marzo. Il progetto nasce dall'unione tra Ligabue, Paolo Belli e Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi. Dopo aver postato una foto sui social network, il pubblico aveva richiesto a gran voce di poter ammirare un progetto corale che li avesse per protagonisti, richiesta che ha dato via alla stesura dell'Equilibrista. Nel videoclip del brano, Beatrice interpreta il ruolo di una cheerleader, Marco quello di un giocoliere. I due hanno dato grosso risalto al videoclip attraverso i loro canali social, invitando i loro fan a scaricare il brano e a vedere quel videoclip del quale sono entrambi orgogliosi. Usciti da Uomini e Donne da meno di un anno, Marco e Beatrice sono riusciti a realizzare molti tra gli obiettivi che si erano prefissati, a cominciare da una casa tutta loro all'interno, della quale sono andati a vivere insieme anche al piccolo Alessandro, il bambino nato dalla relazione tra la bellissima Valli e il suo ex compagno, un uomo con il quale Fantini è riuscito a costruire un buon rapporto. Il fatto di aver partecipato al videoclip di Ligabue costituisce un altro passo avanti nella costruzione della carriera che la coppia sogna. Marco e Beatrice si muovono all'interno del mondo dello spettacolo da più di un anno e stanno lentamente raccogliendo i frutti del loro lavoro. Entrambi avevano dichiarato di voler continuare a perseguire il percorso televisivo già tracciato e, grazie anche alla perizia dello staff che li segue, i due sono riusciti a muovere più di qualche passo all'interno del mondo dello spettacolo. E chi li conosce assicura che ci sarebbero grossi progetti all'orizzonte per entrambi. Chi se ne frega.